Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei due sul server 2 con il gioco dell'anno. Dell'anno, ricordiamo che questo è il gioco dell'anno con una N. Perché? Perché tutto il mondo è riuscito a finirlo, noi no. Ce la mettiamo tutta. Allora, ovviamente. Io so che Zeb89 è molto bravo con gli FPS, ma in questo caso non posso fare altro che pensare che la sua sia stata fortuna, va bene? Comunque, andiamo e giochiamo. Ce n'è uno che sta passando. Ecco, ma ha visto, sta correndo. Come ha fatto? Lo vedo. Gli ho sparato sulla spalla. Ok, se preso due colpi non sarebbe sopravvissuto mai. Non è che la bomba. Guarda me. Guarda questa parte. Non è che la bomba è lì in alto sotto il radar? Che tra l'altro fa un'animazione orribile in radar, guardalo. Gabba. Ah! Cioè, questa sembra fatta veramente apposta. Non è possibile. Non è possibile. Sembra fatta veramente apposta. E noi tranquilli che guardiamo. Ma poi tutti e due nello stesso istante. Ma con cosa ci hanno sparato? È un fucile a doppia canna. Ah, è leggermente angolato. Riproviamo. Mi sento più fortunato a sto giro. Smettila di ridere, agisci come un uomo. Ma per favore, ma che cazzo di gioco? Allora, da dove cazzo è uscito? Da là, quindi là c'è qualcosa. Anzi, mo ci butto una granata preventiva. No, ah, eccolo, fermo. Ti sparava da... Dio mio. Oh, dove stai? Non mi fa... No, so io. Sto... mi spara. Calmi. Per l'amore di Dio. Allora. No, via, fammi scappare. Vattene. Là dietro. Hai sparato tu, sei una merda. Ma dai, non è possibile. Comunque è il terrore che mi ha fatto agire così. Ti ho capito, ma non mi devi sparare addosso. L'unico gioco in cui i tuoi amici diventano nemici. Sì, perché basta che ti sfioro. Non è. Ah! Non è come il fuoco amico di COD. Qua proprio ti. Oh. È un fuoco nemico. Madonna. Dai, aiuto io. Ah, sì, ci stanno due. Oh. Io. Madonna. Uno davanti. Due davanti. Madonna. Però ce la fai. Stanno scendendo quello, non so che farà. No! Madonna! È la cosa più difficile in natura sto gioco. Ucciso da fagiano dorato. Lo so, mi devi scusare, ma quando è spuntato ho avuto proprio la cosa di dire, gli spa. Dai, riproviamo. In tutto ciò noi non ancora abbiamo trovato la bomba, molto voglio dire. Non è che non abbiamo completato la missione, non abbiamo trovato neanche l'obiettivo, quindi proprio lo schifo. Innesco bomba, ci riproviamo perché vogliamo essere fortunati. Ma tu hai visto quanta gente è venuta fuori adesso? Ci stavano quattro, sono usciti tutti da là. Porca vacca, ci sta un sacco di gente qua sopra. Allora, ce n'è uno lì. L'ho visto allontanarsi. Fermo. Affacciati piano però. Piano. A cosa? Dove sto puntando io? Piano. Gli hai sparato sul polso, eh? Sull'avambraccio. Oddio. Fammi spostare. Ne sono usciti da là. Dove stanno? Lì. Sono usciti di fronte a te. Madonna, ma che schifo di arma. Sì, ma io ho paura. Adesso siamo attaccabili da diverse situazioni qua. Ok, quello è andato. Ce n'era un altro che è uscito da quell'altra porta. Che cazzo è? Oh, non aprire le porte. Dimmi se devi aprire una cazzo di porta. Okay. Allora, io mi permetto di ricaricare un attimo, eh. Ce ne sta uno di fronte, quindi o potrebbe essere di fronte o a destra. Ah!
Cristina, ma sei stato tu? No, ce n'è sta... Ma dove sta? Di cui vedo solo una bambina. Ma come ha fatto? Senti, io non... Ciao, la vista angolare. Oh, la vista angolare, ciao. Ma come ha fatto a colpirmi? Non c'è linea di tiro da nessuna parte. Dove stava? Cioè, ma quello, cioè, i fucili angolari. Guarda che imbecilli. Ma che... Mi morì. Guarda... Ma perché sto fucile inutile come la merda? devo entrare in questo edificio perché è l'unico dove potrebbe esserci la bomba. Mi frega un cazzo di ammazzare gente, voglio trovare la bomba. Dove piazzeresti una bomba se fossi un terrorista? Probabilmente la piazzerei in un... Sta laggando e ho visto aprirsi una porta. Ma laggato malissimo, ma laggato malissimo. Senti, il punto non è dove metterebbe una bomba un terrorista, è dove la metterebbe uno sviluppatore incapace. Quella è la domanda, perché qua se l'avessi... Vabbè, cioè, tu devi metterti nei panni dello sviluppatore, no? Lo sviluppatore ha detto, dobbiamo metterci nei panni del terrorista che pianta una bomba da qualche parte. Io non riesco a mettermi in due panni, soprattutto perché qua dentro fa caldo. Quindi sorvoliamo sui giochetti psicologici e cerchiamo di sparare bene a sto giro. Ma spari bene a che cosa? E quello t'ha sparato dietro un angolo cieco. Era impossibile prenderti da là. Invece lui l'ha fatto. Un'altra volta, non lo riesco a ammazzare. Allora, l'obiettivo di questa missione è attraversare il ponte. Mi sono preso un infarto, forse due, tre. Io mi riposo un po', va. Mi riposo un po' perché veramente... Guarda che brutto, si abbassa di un 4 cm la visuale. Ah! Chi è che mi sta sparando? È morto, ok, tranquillo. Non so perché, doveva essere già morto per le dinamiche del gioco. Gioco di squadra, abbiamo fatto ottimo gioco di squadra. Io vado, scusa, al piano di sopra. Oddio, mi sono cagato sotto, ho visto uno che sta affacciando. Attento, non salire sopra. Butto una bomba, forse è l'ultima cosa che faccio. Perché il lancio di merda è tornato indietro. La butto anch'io. Ma la mia bomba non è esplosa, ha fatto cacoff. No, è esplosa, esplosa. Ma io non l'ho sentita. Ok, si vedono solo le teste. Vai, ammazzali tu. Ok, fatto. Ce n'è un altro. Dove? Butto una bomba. Ok, sto facendo una carneficina al piano di sopra. Bravo. Senti, dovevamo attraversare il pontile. Cavolo. Vieni a mettere una mano. Poi. Dov'è? Che cosa? Sono... Non lo so da dove, non ho idea. Io muoio, vado addosso con la pistoletta. È svenuto. Madonna, che cos'è questo gioco? Allora, il ponte, l'obiettivo di tutto il nostro gameplay. Vai, avvicinati al radar. Secondo me la bomba sta sotto al radar. Allora, io apro questa porta. Allora, andiamo al radar. Oddio, che tensione, allora, ragazzi. Mi ha sparato con una cappa da 600 km. Io non ho neanche visto. Cioè, io ho visto soltanto l'inquadratura cambiare un po'. Questa... Madonna. Oh, l'ultima. Facciamo l'ultima. Oddio, io guarda, a me nessun gioco mi fa ridere alle lacrime, questo qua ci riesce. Com'è possibile? Io davvero ho dei seri problemi. Veramente seri problemi. Cioè, noi sono 3 anni che compriamo praticamente tutti gli FPS AAA e giochiamo pochissimo agli FPS. Cioè, questo è l'FPS che giochiamo di più. Io non so se vergognarmi o essere fiero di me. Devo ricontare le ore di gioco che ci sono. Devo rivedere sull'account Steam. Oh, non spara.
Ma ci hai messo. Oh! Oh, cacchio, cacchio, cacchio! T'ho salvato la vita, non devo. Lo so, ho notato. Senti, abbiamo bisogno di un obiettivo. Allora, piano di sopra. Corri come una bestia. Allora, quando salirai in cima alla scala. Sì, sì, lo vedo, ce la farò. Gli sto sparando un pixel. Madonna, che cosa t'hai evitato. Allora, devo. Dobbiamo. L'obiettivo è arrivare al radar. Se arriviamo al radar, sono sicuro che. Chi è che mi ha sparato? Che cazzo è che mi ha sparato? Non lo so. Io non vedo nessuno muoversi, eh. E dall'inquadratura che ho non posso neanche offrirti troppo supporto. Dovresti uscire dalla porta. Porco due, io, ma perché cerco l'edge? Gli posso sparare dappertutto. Oh, via. Dentro, stai dentro. Dov'è? Ma dov'è che non lo vedo? Che cosa darei per poter guardare il gioco dalla tua visuale invece di questa. Guarda, stronzata in terza persona. Io dovevo riprendermi con la webcam perché mi sto sporgendo come si sporge il personaggio. Molto femminile. Mi sto sporgendo con la testa proprio. Oh, corri! Scappa! Che non posso saltare? Buttati a sinistra! Occhio! Si è aperta la porta. Occhio, c'è uno là dietro. Bravo. Un altro! Porca puttana, ho finito i colpi. Prendi la pistola. E dai, madonna. Prendi la cappa a terra. No, aspetta, ho finito i colpi, però mica di ricarica. Quando finisce, fa clic. Vabbè, questa cosa mi piace, devo dire la verità. La bomba l'ho trovata! Dietro di te! No, come? No. Mica cazzo, come attento. Dove? Torna dove eri prima, perché secondo me c'è qualcuno. Dio, che ansia. Sotto. Torna dove me la metti l'ansia addosso. Beh, ho visto prima. No! Così vicino. No! Però abbiamo trovato la bomba, come avevamo promesso, ragazzi, Cazzo. Eravamo vicini al successo. Grande Redez. Madonna, mi cago sotto. Io veramente devo farmi un altro cardiogramma per vedere se tutto. Vabbè, noi comunque sia abbiamo dato anche per questa volta. Stiamo facendo progressi. Diteci se preferite che torniamo sul Radar Base e proviamo a porre fine a questo incubo, o se volete che cambiamo mappa.